Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Stasera, sotto la lente di ingrandimento di questa trasmissione, abbiamo messo un argomento di strettissima attualità, trombosi e vaccini anti-Covid, con particolare attenzione per quei casi che si sono verificati, sono stati osservati in persone che naturalmente si erano sottoposte alla vaccinazione, alla profilassi di massa. E vista la gravità di alcuni casi, questo argomento sta creando apprensione, confusione, sconcerto, anche paura nell'opinione pubblica, soprattutto per l'utilizzo di un vaccino. Lo sapete tutti, non è certo un mistero, il vaccino AstraZeneca, e sta creando appunto apprensione, paura, confusione, anche perché ci sono stati ci sono state nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, dei cambi di rotta per quanto riguarda le decisioni prese relativamente alle indicazioni di utilizzo degli stessi vaccini. Noi questa sera ne parleremo con un cardiochirurgo di chiara fama, quindi non con un infettivologo, con un virologo, un vaccinologo, e quindi ci concentreremo soprattutto sugli aspetti clinici di questa terribile patologia del nostro apparato cardiovascolare. Vi presento subito e volentieri il nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al professor Umberto Benedetto. Buonasera, professore. Dottor Cassini, grazie del vostro invito e buonasera a tutti. Grazie a lei per aver accettato di essere qui con noi. Il professor Umberto Benedetto è il direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia a Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, insegna all'Università Gabriele D'Annunzio, ovviamente nel complesso ospedaliero del Policlinico Santissima Annunziata. Lui opera e lavora nella cosiddetta palazzina del cuore, nel polo del cuore, no, professor Benedetto? Esatto, sì, ho preso servizio dal 1º maggio e come ho avuto già modo di dire ho trovato un gruppo di professionisti a partire dagli ausiliari, gli infermieri, i medici e quindi sì, siamo là a fare il nostro Cioè, ha preso lavoro. servizio nel giorno della festa del lavoro, il 1º maggio, Esattamente, sì, di esatto. quest'anno. Allora, lei è Lucano, Lucano di Acerenza, no? Che è un piccolo paese della provincia di Potenza, Corretto. definito da Orazio nido delle aquile, giusto? Esatto, sì, è un paesino quasi a 1.000 metri dove, diciamo 2000 sì, anime, 2300 anime. quando c'ero io c'erano 4.000 Si è abitanti, poi spopolato un purtroppo po'. nel corso del tempo, Beh, anche lei è andato via. esattamente, Si io sono uno di quelli, esattamente. è laureato alla Sapienza di Roma e poi ha iniziato il tour per il mondo, soprattutto in Inghilterra, giusto? Esattamente, esattamente. Mi sono laureata alla Sapienza, ho fatto la specializzazione sempre alla Sapienza, un dottorato di ricerca e poi ho deciso di completare la mia formazione in Inghilterra, dove sono stato a Cambridge, Oxford, Londra e poi diciamo sì, ho finito la mia carriera adulta in Inghilterra a Bristol. Però ha lavorato anche in Italia, no? Roma, Bergamo, Esattamente. una puntatina negli Stati Uniti. Ho lavorato essenzialmente a Roma e con gli Stati Uniti ho avuto un rapporto accademico importante, abbiamo fatto delle ricerche molto importanti sulla cardiochirurgia dell'adulto, abbiamo pubblicato insieme ai colleghi americani sulle più prestigiose riviste di medicina e abbiamo con loro scritto delle linee guida proprio sul, per esempio, Certo. il trattamento delle patologie aterotrombotiche. Diciamo sì, Certo. cardiache. Ha contribuito appunto così, a elaborare le linee guida delle società cardiochirurgiche di riferimento anche in Europa, oltre che in America, no, professore? Esatto. La società, diciamo sì, cardiotoracica, dei chirurghi cardiotoracici europea, a dire la verità, è la società più grande scientifica e proprio in collaborazione tra cardiochirurghi e cardiologi abbiamo redatto nel 2018 delle linee guida che sono un punto di riferimento per i medici di tutto il mondo sul trattamento delle patologie
cardiache e quindi sulle competenze per esempio del cardiologo, come per esempio l'angioplastica percutanea, e le competenze del chirurgo, come può essere il bypass Certo. aortocoronario. Poi un giorno è arrivata una telefonata dall'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, l'ha chiamata il rettore Sergio Caputi, l'ha chiamata per chiara fama e ha detto: vuoi venire a fare il cardiochirurgo a Chieti? Una sorta di reclutamento diretto. Quanto ci ha messo a decidere di lasciare l'Inghilterra e trasferirsi in Italia, in Abruzzo? Un cervello di ritorno, diciamo così. Sì, dottor Castagnani, diciamo sì, sicuramente lavorare all'estero è un'esperienza importante e in Inghilterra si lavora bene. Devo dire, negli ultimi anni, diciamo sì, dopo aver completato la mia formazione professionale, l'idea di poter aiutare il mio popolo, l'idea di poter essere il dottore degli italiani, sicuramente diciamo, era un pensiero che diciamo sì, mi ritornava. Diciamo sì, sovente, e per cui quando il rettore Caputi mi ha contattato per questo incarico, mi Incarico. sono sentito assolutamente, mi sono sentito onorato, mi sono sentito privilegiato e quindi non ho avuto grandi Accettato subito. esitazioni, E assolutamente. adesso si divide tra ospedale e università perché lei insegna cardiochirurgia appunto all'Università Gabriele D'Annunzio, oltre che lavorare nel polo del cuore dell'ospedale, giusto? Esattamente, sì, è un ruolo, mi permetto di dire, impegnativo. Perché Ma è oltre. giovane lei, quindi Sì. c'ha le spalle. Grazie. Posso dire che è uno specialista delle patologie gravissime dell'aorta? Assolutamente sì, quella è stata una di quelle aree di interesse che ho, diciamo, sì, ho avuto il piacere di sviluppare in particolare in Inghilterra e, come dicevo, ho avuto anche modo di, diciamo, sì, trattare per questo tipo di patologie, dei senatori a vita. Senatori a vita inglesi, e quindi è Certo. una di quelle aree di interesse particolare. E anche con la collaborazione del dottor Fiore qua a Chieti abbiamo subito istituito l'Heart Team, anche chiaramente in collaborazione con la cardiologia, con il dottor Maddestra Caputo e anche chiaramente con Certo. l'anestesista di Rienzo. Altro fiore all'occhiello della sua attività è la sostituzione delle valvole Sì. aortica e mitrale. C'è una particolarità, perché lei non adopera le tradizionali protesi, ma utilizza. Sì, diciamo sì, questa è un'altra di quelle cose per le quali mi sono cimentato. E, diciamo sì, le protesi, la sostituzione valvolare tradizionalmente viene fatta con delle protesi che Protesi. possono essere o meccaniche, quindi si chiama carbonio pirolitico, oppure con delle protesi che hanno comunque una parte protesica, l'anello si dice, e poi diciamo sì, i lembi che si aprono e si chiudono vengono ricavati da materiale animale che può essere sia di natura bovina che di natura Suina. suina. Chiaramente questo stesso materiale che si ricava dagli animali, Lei lo l'uomo ce l'ha ricava. all'interno, che si chiama pericardio. E quindi una di queste tecniche emergenti è invece di ricorrere a materiale Esatto. protesico che comunque è esposto sia a una sorta di reazione del nostro corpo che può causare una degenerazione rapida di questo pericardio, sia chiaramente Un tutti i materiali rigetto protesici, praticamente. una sorta di rigetto. Ed anche il fatto che quando metti il materiale protesico all'interno del flusso sanguigno c'è sempre il rischio di infezioni, no? Come tutte le Certo. protesi possono infettarsi, questa tecnica, diciamo sì, si basa proprio sulla ricostruzione, diciamo in un certo modo artistica della valvola aortica utilizzando il tessuto stesso del paziente. Quindi non solo, diciamo sì, è una soluzione naturale a questo tipo di patologia, ma è anche la più economica perché, diciamo sì, non bisogna Certo. pagare nessuno. Materiale autologo. Esattamente, esattamente. L'ultima, so che è stato premiato per l'eccellenza clinica, per l'altissima percentuale di pazienti, ovviamente da lei trattati, sopravvissuti. È arrivato al 99%, adesso c'è da fare 100%, c'è da fare l'implant, manca questo 1% sul quale si deve concentrare molto. Sì, devo dire la verità. Dico sempre ai miei pazienti che chiaramente la cardiochirurgia, i pazienti che si sottopongono a cardiochirurgia hanno chiaramente patologie importanti e quindi come medico, nell'onestà del rapporto Certo. tra paziente e medico, dobbiamo essere diretti e quindi spiegare che questa chirurgia purtroppo ha un piccolo rischio, chiaramente a fronte di un beneficio estremamente più grande.
diciamo così, quindi la cardiochirurgia moderna è diventata sicuramente una chirurgia sicura e quindi i pazienti devono, non? I pazienti anche dipende moderni, sempre dalla mano del cardiochirurgo, però c'è anche quell'elemento, c'è quell'elemento, bisogna essere bravi, sì, bisogna essere dei bravi chirurghi e il paziente deve entrare in ospedale e deve, diciamo così, avere quella rassicurazione che si viene per trattare una patologia e per poi tornare a casa con i propri familiari. Al prossimo invito verificherò se lei ha toccato l'eccellenza clinica al 100%. Grazie. Torno da lei tra pochissimo per parlare di trombosi e vedere che nessi ci possono essere con la vaccinazione anti-Covid. Prima, come sempre, spazio al rendere omaggio ai medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia, consueto aggiornamento che andiamo a leggere sulle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto dall'inizio dello scorso anno, numeri da strage che fortunatamente sono fermi da settimane. State leggendo il totalizzatore da 359 medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia. Ai medici vanno aggiunti 87 infermieri e 30 farmacisti. La pagina della solidarietà che non manca neppure questa settimana stasera vogliamo dare spazio volentieri a un'iniziativa del Rotary Club di Pescara Ovest che ha donato le Griffith Tree alla terapia intensiva neonatale della ASL di Pescara. Che cosa sono le Griffith Tree? Si tratta di uno strumento importantissimo per valutare e monitorare lo sviluppo generale del bambino da 0 a 6 anni, grazie ad un protocollo di osservazione e ad alcuni oggetti di uso familiare come cubetti, campanelle, anelli con laccio, libri di stoffa, costruzioni, incastri, eccetera. State vedendo le foto della cerimonia. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il direttore sanitario della ASL pescarese Antonio Caponetti, la direttrice del reparto di terapia intensiva neonatale Susanna Di Valerio, il direttore della neuropsichiatria infantile Renato Cerbo, quello dell'oculistica, del reparto di oculistica Michele Marullo e la presidente del Rotary Club Pescara Ovest Luciana Vecchi. Stacchiamo con le foto, grazie alle persone che lavoreranno con me a questa penultima puntata della stagione di Pronto Medicina Facile. In redazione, come sempre, c'è la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli, che saluto e ringrazio, con la supervisione tecnica di Andrea Di Fabio, noi siamo prontissimi a ricevere telefonate e email. I numeri da formulare, da chiamare, sono già in sovraimpressione, ricordo il prefisso che è lo 0871, i numeri 5873230, 5873235, l'indirizzo email è salute@rete8.it. E allora adesso ci tuffiamo nell'argomento che abbiamo scelto per questa puntata, cercare di capire che nesso c'è tra la vaccinazione anti-Covid e determinati vaccini che vengono utilizzati in questa profilassi di massa e le trombosi. Partiamo spiegando ai nostri telespettatori, usufruendo della competenza del nostro ospite, che cosa sono le trombosi. Professore, che patologia è che io ho definito terribile in presentazione? Allora, non tutti, diciamo, si possono sapere che in effetti la trombosi è una risposta naturale del corpo. A che cosa? La trombosi è la risposta naturale del corpo quando un vaso sanguigno viene leso, quindi si espone all'esterno, e quindi il tentativo del corpo di arginare la perdita di sangue, e quindi c'è la formazione del trombo all'esterno, chiaramente in questo caso del vaso sanguigno, che stoppa il sangue da fuoriuscire e quindi evita, diciamo così, un esanguinamento. In condizioni normali, quindi, la trombosi si genera al di fuori del vaso, proprio come tentativo di impedire al sangue di fuoriuscire dal vaso e quindi di sanguinare. Purtroppo ci sono diverse patologie che causano invece una trombosi all'interno del vaso, cioè cosa succede? Il corpo percepisce erroneamente che un vaso si è rotto quando invece il vaso non si è rotto, quindi quando per esempio un'arteria non si è rotta o una vena non si è rotta,
ha uno stimolo che gli lascia credere che invece questo vaso si sia rotto e quindi come risposta patologica, come risposta abnorme, genera un trombo e questa volta, dato che il vaso non è rotto, il trombo verrà formato all'interno del vaso sanguigno, essa che può essere sia un'arteria che una vena, e quindi la formazione di questo trombo, che non è altro che un tappo, fa sì che il flusso sanguigno all'interno di questo vaso, che normalmente porta il sangue da un distretto a un altro, viene interrotto. Questa è la trombosi, quindi la trombosi non è altro che un evento normale, una risposta normale del nostro organismo a una lesione di un vaso che in condizioni patologiche si attiva e quindi, diciamo, si porta alla formazione di questo tappo, nonostante il vaso sia integro, all'interno di questo vaso, causando quindi l'interruzione del flusso sanguigno. E questo tappo causa effetti devastanti, anche notevolissimi, no? Poi lo vedremo. Da quello che ci ha detto, il trombo si può verificare sia nelle arterie che nelle vene. Esattamente. Diciamo quindi la manifestazione clinica, diciamo quello che il paziente poi va, di cui soffre il paziente, è proprio dovuto alla localizzazione di questo trombo. Come dicevamo, proprio perché il trombo è una risposta abnorme del sangue che può avvenire in qualsiasi distretto del corpo, a seconda della localizzazione di questo trombo, il paziente avrà dei sintomi e chiaramente presenterà delle patologie. Partiamo per esempio con il distretto arterioso. Voi sapete, le arterie più importanti che abbiamo all'interno del nostro organismo sono le arterie che portano sangue al cervello, e quindi se una persona, va incontro a una trombosi patologica, quindi una trombosi intravascolare all'interno delle arterie del cervello, purtroppo va incontro a quello che tutti noi chiamiamo ictus, che vuol dire la perdita di una parte del cervello, e per cui per esempio se questa arteria vicaria, si dice, il distretto del cervello che comanda il movimento, il paziente presenterà, si dice, una paralisi, un'emiparesi. Se per esempio questa arteria vicaria, la parte del cervello che comanda la visione, il paziente potrebbe avere, la persona potrebbe avere un difetto, no, della vista, per esempio potrebbe avere la visione sdoppiata o potrebbe, avere disturbi della visione. Stessa cosa per l'eloquio: se viene colpita la parte del cervello che ci aiuta a parlare, uno potrebbe avere un disturbo all'eloquio, e così via. Lei ci ha appena detto che colpisce vari distretti del nostro corpo, ci sono però dei punti di maggiore massimo rischio, professor Benedetto? Per quanto riguarda, chiaramente a seconda delle patologie, queste trombosi possono riguardare dei distretti in particolare. Per esempio, appunto, proprio per quanto riguarda la trombosi post-vaccinale, è stata vista che, una delle sedi più frequentemente colpite sono non le arterie del cervello, ma le vene del cervello, che possono comunque causare una stasi del sangue e quindi causare dei disturbi neurologici importanti. Comunque, in linea di principio, le trombosi possono colpire qualsiasi distretto, ed è per questo che in particolare le trombosi vaccinali possono presentarsi con uno spettro di manifestazioni cliniche e di sintomi assolutamente vasto, e appunto si possono presentare all'inizio come un ictus, si possono presentare per esempio come un'ischemia, si dice, degli arti, per esempio con una mano che diventa fredda e che incomincia a essere dolorosa perché la mano non riceve più sangue e quindi va incontro a un processo che si chiama acidosi, che causa dolore. Stessa storia può purtroppo avvenire per esempio con le gambe, può avvenire all'interno dei visceri, per esempio con una trombosi delle arterie mesenteriche, che può causare un'ischemia intestinale. Chiaramente può coinvolgere le arterie del cuore, quindi dare un infarto miocardico, oppure può coinvolgere il distretto venoso. Il distretto venoso più frequentemente coinvolto nelle trombosi sono i polmoni, cioè il paziente può, sviluppare dei trombi che a volte sviluppa a livello delle vene delle gambe, perché è quel distretto venoso dove c'è più stasi sanguigna, quindi dove il sangue è più fermo, che è una condizione che favorisce la trombosi. Si forma questo trombo all'interno delle vene delle gambe, a un certo punto questo trombo si distacca, ripassa nel cuore e il cuore lo pompa all'interno dei polmoni, causando una condizione che può essere assolutamente mortale, come l'embolia polmonare, che porta praticamente i polmoni a non fare più
il loro lavoro, che è quello di ossigenare il sangue, quindi il paziente perde ossigenazione e questa condizione può portare a un collasso cardiocircolatorio e quindi alla morte. Poi le voglio esaminare bene le varie zone del corpo e i vari distretti del nostro corpo per vedere anche la gravità del rischio trombo, ma si può individuare preventivamente la presenza di un trombo nel nostro corpo, professore? Assolutamente sì, la medicina ha fatto dei passi da gigante nel passato e anche nel presente. Chiaramente ogni distretto ha una metodica, così come ogni distretto corporeo ci parla in un modo diverso, e quindi per esempio l'ischemia del cervello ci parla mediante un ictus, l'ischemia della trombosi venosa e polmonare ci parla mediante la tosse e la difficoltà respiratoria, così la diagnostica è una diagnostica dedicata alle trombosi venose e alle trombosi arteriose. Per esempio la trombosi venosa profonda degli arti è facilmente diagnosticabile con un semplice Doppler, un eco Doppler, no? Delle gambe, che permette di vedere, di evidenziare, visualizzare addirittura proprio i trombi e quindi la stasi venosa sanguigna. A livello polmonare esistono delle metodiche molto raffinate, per esempio l'angiotac è in grado di vedere se questi trombi hanno coinvolto le diramazioni dell'arteria polmonare. A livello cerebrale, come sapete, uno può avere un attack cerebrale che mette in evidenza proprio la presenza di ictus, e chiaramente a livello cardiaco non solo il semplice elettrocardiogramma, nel caso in cui un paziente si presenta con dolore toracico, il semplice elettrocardiogramma può suggerire la presenza di una trombosi all'interno delle arterie coronarie, che sono le arterie che portano il sangue al muscolo cardiaco, e poi anche a livello cardiaco si possono fare degli esami più specifici, come per esempio la coronarografia, che è proprio l'iniezione di un mezzo di contrasto all'interno delle arterie cardiache, sottoscopia si dice, con una sorta di filmino che ti fa vedere il sangue come passa all'interno di queste arterie, e chiaramente se c'è un trombo e quindi un'ostruzione, questo mezzo di contrasto viene interrotto, e quindi anche questo permette di mettere in evidenza una trombosi che può essere prontamente trattata. Metodiche alcune non invasive, altre magari un pochettino invasive, però utilissime proprio nell'accertamento del trombo. Mi sembra aver capito che i punti di maggiore rischio sono cervello, cuore e anche polmoni, con l'embolia polmonare, giusto? Assolutamente sì, questi chiaramente sono quei distretti dove purtroppo la perdita di funzionalità può essere purtroppo fatale. La stessa ischemia intestinale, se perdiamo una grossa porzione di intestino, può causare una condizione purtroppo irreversibile, si dice, di acidosi metabolica, e anche gli arti, chiaramente se uno ha un'ischemia di un arto purtroppo è un fatto comunque gravissimo, però che non necessariamente può determinare, diciamo, sì, un esito infausto, però certo gli organi vitali, l'ischemia degli organi vitali è chiaramente la più grave, perché può risolversi purtroppo con la perdita della vita. Potrebbero essere interessati anche i nostri reni, professore? Assolutamente sì, chiaramente come sapete diciamo sì, il rene può essere vicariato, no, dalla dialisi, però in linea puramente teorica la trombosi può riguardare ogni distretto corporeo. Fatta questa doverosa premessa per far capire anche ai nostri telespettatori che cos'è un trombo e che cosa sono appunto queste patologie che possono arrecare danni devastanti, andiamo a vedere che nesso ci può essere con la vaccinazione. Durante la campagna vaccinale sono stati osservati diversi casi di trombosi, naturalmente sono finiti alla ribalta delle cronache. Si possono, professor Benedetto, avanzare delle cause sull'ipotesi, appunto, delle ipotesi su questi casi di trombosi? Sono in pazienti completamente sani, in pazienti che avevano determinate patologie? Qual è la sua interpretazione a quello che è successo? L'ultimo, quella ragazza giovane in Liguria. E chiaramente, diciamo, io mi riferisco alla letteratura scientifica che ho letto, diciamo, come lei prima ricordava, non sono un esperto, sì, di vaccinazioni, però
il meccanismo della trombosi dopo i vaccini è che, come sapete, quando si immette una qualsiasi sostanza all'interno del nostro corpo, il nostro corpo reagisce e produce anticorpi. E questo è il principio della vaccinazione, cioè stimolare il nostro corpo a produrre anticorpi, a produrre una risposta immunitaria che poi, quando arriva il virus vero, è già pronta e quindi lo stoppa all'entrata. Quindi la risposta anticorpale in seguito a vaccinazione ha la funzione di interrompere la progressione del virus del Covid all'interno del nostro organismo. La risposta anticorpale, cioè quindi la produzione di questi anticorpi, nella stragrande maggioranza dei casi è sempre indirizzata contro il virus. Tu vieni vaccinato e questi anticorpi risponderanno al virus e solo al virus. C'è una piccolissima porzione di pazienti, e dalle stime che leggevo sono 14 ogni milione di persone che vengono vaccinate, quindi c'è una piccolissima percentuale di pazienti in cui questi anticorpi che vengono stimolati dal vaccino, e qua dobbiamo fare una distinzione, perché soprattutto con questi vaccini che si chiamano a vettore virale, sì, che sono per Johnson & Johnson e AstraZeneca, vaccini, si dice a vettore virale, questi anticorpi che vengono prodotti a protezione futura dell'infezione, si dice cross reagiscono anche con altre proteine già presenti nel nostro corpo, e in particolare con una proteina presente sulle piastrine. Voi sapete che all'interno dell'organismo, all'interno del sangue, noi abbiamo diverse cellule. Abbiamo le cellule che portano l'ossigeno nel nostro corpo, che si chiamano i globuli rossi. Poi abbiamo le cellule che ci difendono dalle infezioni, che si chiamano globuli bianchi. E poi abbiamo altre cellule che in effetti sono più sono dei frammenti di cellula, si dice, che si chiamano piastrine. Queste piastrine sono importantissime perché, proprio come detto in precedenza, in condizioni fisiologiche, se si rompe un vaso, quindi se noi abbiamo un trauma e si rompe un'arteria, queste piastrine formano un tappo all'esterno. Quello che diceva. Esattamente. Che cosa succede nella trombosi post-vaccinale? In una piccolissima, piccolissima porzione di pazienti, questi anticorpi, in modo sbagliato, in modo errato, invece di reagire solo contro il virus, reagiscono contro una proteina presente su queste piastrine, si dice, e questa reazione fa sì che le piastrine all'improvviso impazziscono, credono che c'è un vaso rotto, e quindi si dice che si attivano e formano questo trombo. Quindi questo è il meccanismo della trombosi vaccinale. Chiaramente queste sono delle prime evidenze, però ben sostanziate. Quindi la trombosi post vaccinale è dovuta, si dice, a una cross reazione della risposta anticorpale contro contro questa proteina presente sulle piastrine. Grazie professore. 21:28, lo spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto, rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Torre dei Passeri. Sì, buonasera. Buonasera a lei. Ascolti, noi il 23 maggio, mia moglie ha fatto il vaccino AstraZeneca al centro vaccinale a Scapa. E dopo alcuni giorni, la sera stessa, ha subito avuto problemi al piede sinistro. Lei il vaccino l'ha fatto sul lato sinistro, dopodiché forte mal di testa. E il 2 giugno, 3 giugno se non sbaglio, ha avuto la trombosi oculare di carattere venoso sempre all'occhio sinistro. La domanda che volevo fare è questo. I dottori, quando siamo andati ai pronti soccorsi, tutti quanti non dicono in modo aperto che è dovuto al vaccino o altro, però tutti fanno spallucce, nel senso che tutti annuiscono e capiscono che si tratta del vaccino. A livello di tutela, una volta che una persona ha subito un danno del genere, che quali tutele può avere sotto il profilo di cure o quant'altro, per far sì che anche a livello di anni, fra qualche anno, una persona possa cercare di prevenire una volta che un danno sia accertato? Grazie. Sì. No, aspetti, resti in linea, perché se il professor Benedetto le deve...
ha già riattaccato. Professore, innanzitutto le chiedo se la sente di rispondere a questa domanda in collegamento col vaccino. Che mi dice? Sì, intanto diciamo sì, voglio esprimere il mio dispiacere nei confronti della moglie di questo teleascoltatore. Chiaramente è un evento drammatico, certo. Purtroppo la campagna vaccinale ha come obiettivo diciamo sì, la totalità della popolazione, e purtroppo diciamo sì, i vaccini, come dicevamo, in una piccola percentuale, ma purtroppo diciamo sì, in questa percentuale possono avere queste complicanze, e chiaramente per chi ha questa complicanza questa è una tragedia. Quindi mentre diciamo sì, da un punto di vista epidemiologico uno può dire che le complicanze da post-vaccinali hanno una frequenza bassissima, però certo nella persona che viene colpita da queste complicanze, questa qua è una tragedia che va assolutamente inquadrata, supportata e diciamo sì, nei confronti abbiamo, dell'individuo. Ci sono, il telespettatore chiedeva diceva che i medici di pronto soccorso non gli hanno detto sì, è stato il vaccino, no, non sì. È stato il vaccino in modo chiaro. Ancora, io non sono un esperto, però già diciamo sì, vi posso sicuramente dire ci sono delle evidenze scientifiche che la trombosi vaccinale ha delle caratteristiche. Ora vi dico dei dati diciamo sì, molto generici, però che ci sono. Per esempio il primo dato che si dice debba comparire entro i 20 giorni dall'evento, dalla vaccinazione. Indipendentemente dal tipo di vaccino? Indipendentemente dal tipo di vaccino, anche se come detto i vaccini a vettore virale sono quelli più frequentemente colpiti, quindi entro 20 giorni. La trombosi post-vaccinale ha delle caratteristiche peculiari e infatti si chiama sindrome trombotica piastrinopenica. Perché? Perché ha proprio questa caratteristica che le piastrine, che sono proprio quelle cellule che vanno a formare i trombi nei vari distretti, si consumano, cioè i pazienti presentano una condizione strana, perché normalmente chi ha poche piastrine non dovrebbe fare trombi, e invece in questa condizione cosa succede? Che tu fai trombi e quindi presenti trombi nel tuo distretto corporeo, però quando si va a fare la conta delle piastrine, le piastrine sono molto basse. Quindi questa è sicuramente la piastrinopenia in termini tecnici, è sicuramente un elemento fortemente indicativo della relazione tra il vaccino e la trombosi. Per esempio, appunto, come in questo caso, il signore potrebbe chiedere ai medici se le piastrine di sua moglie erano normali o erano molto basse. Per quanto riguarda per esempio il trattamento, anche là questi sono dei dati molto recenti, perché come sappiamo questa è un'evenienza che stiamo ora scoprendo e la scienza sta facendo diciamo sì, i primi passi, però si è già iniziato a trattare questi pazienti, si dice, con immunoglobuline, perché proprio come detto questa trombosi è dovuta a degli anticorpi che vanno ad attivare le piastrine, e l'idea è di dare queste immunoglobuline che vanno a sequestrare questi anticorpi patologici e quindi a bloccare questo tipo di complicanza. Do spazio a un'altra telefonata, volentieri, prima però le chiedo a quella signora, purtroppo non possiamo interagire col telespettatore editore dei Passeri che ci ha chiamato perché ha subito riattaccato. Quella signora può aver riportato danni gravi, si sente di azzardare qualcosa? Trombosi oculare. Chiaramente sì, queste sono tutte condizioni che le trombosi, proprio perché è la formazione di questo tappo, che in linea di principio si può anche dissolvere, gli organi hanno un periodo di resistenza, si dice, cioè l'organo che ha meno resistenza alla mancanza di ossigeno, cioè quando si forma una trombosi, vuol dire che il sangue non passa più in quel vaso e quindi non porta ossigeno al distretto che vicaria.
gli organi all'interno del nostro corpo hanno tutti una certa resistenza, si dice, all'ischemia, perché è come dire che quando tu fai immersione riesci a stare un pochettino senza ossigeno, diciamo così, questo macroscopicamente. Microscopicamente gli organi all'interno del nostro corpo possono resistere a un tempo breve senza ossigeno. Non tutti gli organi resistono senza ossigeno in modo uguale. L'organo che più di tutti è vulnerabile, si dice, all'ipossia in termini tecnici, quindi è vulnerabile all'interruzione di flusso sanguigno e quindi all'apporto di ossigeno, è il cervello. Poi a scalare, quindi, tutti gli altri organi. La retina, se questo è di quello stiamo parlando, anche la retina può avere dei margini di recupero, però bisogna vedere se questo trombo si è poi risolto oppure se questo trombo è diventato stabile e a quel punto causando un danno permanente dell'organo e della funzione. E quello lo potevamo chiedere al nostro telespettatore che comunque è riattaccato subito. Diamo spazio a un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama, signora? Allora, la chiamo da Pescara. Prego. Allora, innanzitutto volevo dirle che il 3 giugno io mi sono sottoposta alla seconda somministrazione di AstraZeneca, ho 65 anni. 65? Sì, sì. Allora, in data 11 marzo avevo già fatto la prima dose AstraZeneca, sì. E col lotto ritirato. E comunque non ho avuto problemi. Adesso la seconda dose, ripeto, del 3 giugno, sì. E a distanza di un po' di giorni, diciamo da una settimana, ho dei crampi addominali violenti alle gambe, all'addome, e vado avanti col Buscopan. Adesso io ho un episodio di trombosi all'occhio e di ipertensione. Devo fare un accertamento? Sì, allora resti in linea, non riattaccate, perché se il professore ti deve fare delle domande anche per dare la migliore spiegazione ai vostri quesiti. Certo. Professore, se la sente anche, io chiedo sempre perché non, certo. Però sono, mi sembra di capire, degli effetti collaterali, diciamo così, che fanno parte del suo campo specialistico. Sì, signora, buonasera. Senta, lei mi diceva che questa trombosi alla retina ce l'ha avuta qualche anno fa, giusto? No, l'ho avuta forse non qualche anno fa, diciamo 9 mesi fa, un anno fa massimo. Quindi prima non della... ricordo, succede. Prima della somministrazione, sì, sì. Io avevo detto di essere un soggetto a rischio, ma sa che non prendono molto in considerazione queste cose, purtroppo. No, adesso in effetti... volevo sapere se mi devo impensierire o devo lasciar perdere. Come la tranquillizziamo la nostra amica? No, non penso, anche perché sono alle prese con gli esami di Stato, quindi non vorrei lasciare in balia degli eventi i miei alunni, però la salute, sa, è anche da considerare, vero? Quindi ha fatto AstraZeneca da insegnante, giusto? Sì. Okay. Sì. Professore, come l'aiutiamo? Come allora, la tranquillizziamo? Allora, chiaramente, signore, io posso fare un discorso generale perché, certo, come sa bene, un medico deve visitare, certo. Quindi io purtroppo non le riesco a dare un consiglio su di lei, però le posso dire delle cose che poi la possono più o meno rassicurare oppure, portarla a cercare un consulto medico diretto. Sì. Allora, in effetti, come dice lei, la trombosi, una pregressa storia di trombosi, a meno che non sia una patologia specifica che si chiama trombocitopenia indotta da eparina, non è di per sé una controindicazione alla vaccinazione. E non sembrerebbe che una pregressa trombosi sia necessariamente un fattore di rischio per poi la trombosi indotta da vaccino. Questo è quello che, diciamo così, io mi sono informato personalmente e ho letto dalle riviste scientifiche, tant'è che apparentemente il segmento di popolazione più a rischio trombotico, a maggior rischio trombotico, sono i giovani, che sono proprio quelli che trombosi in generale non ne hanno avute, no? Perché, come sapete, la trombosi è una condizione che viene con l'età. Sì. Quindi, diciamo sì, le confermo quello che le è stato detto, di per sé avere una trombosi non è una controindicazione alla vaccinazione.
Per quanto riguarda, diciamo così, la sua sintomatologia addominale, mi diceva dei crampi, no? Malessere, sì, che continua. Esattamente, diciamo la trombosi dei vasi addominali è un evento drammatico, è un evento mortale, è un dolore che non ti permette di fare nulla, e c'è un sequestro di liquidi all'interno dell'addome, quindi l'ischemia intestinale è una condizione catastrofica, cioè dalla quale non se ne esce nel giro di 6-12 ore, diciamo così, è una condizione catastrofica. Quindi il crampo di per sé, se ce l'ha da qualche giorno, per il fatto che ce l'ha da qualche giorno, diciamo così, è un elemento di rassicurazione. Ma mi permetto di dirle ancora, signora, io sto facendo un discorso generale, certo, poi certo. La invito a farsi vedere dal medico curante. Però in assoluto il crampo, invece, che cosa può essere il crampo, diciamo così, da alcuni giorni, che comunque nel bene e nel male le permette di andare avanti? Può essere la manifestazione di una sindrome parainfluenzale, no? Lo sa che quando uno fa il vaccino, abbiamo detto, il vaccino scatena una reazione immunitaria, e questa reazione immunitaria nella stragrande maggioranza dei casi si manifesta con dei sintomi, si dice, sì, parainfluenzali, per esempio con appunto dei dolori muscolari, con astenia, diciamo così, e diciamo in prima battuta i suoi sintomi mi rimandano a una reazione, diciamo così, post-vaccinale di tipo parainfluenzale. Però questo solo in linea generale. Se il dolore addominale persiste, diventa intenso, deve andare subito in ospedale e chiaramente farsi vedere. Io però vi voglio, ho anche premura a ricordare una cosa. La trombosi è il meccanismo killer del Covid. Cioè, la gente che muore, purtroppo, e sono tanti, come sapete, no? Sono 150 milioni, sono 150.000 sono in Italia, quasi 150.000, e se non sbaglio sono 3 milioni già nel mondo. Ma in generale, come esattamente, malattico. Come stima, non per trombosi, perché sennò no, mi spaventa la professoressa. No, però la trombosi è il meccanismo, e cerco di spiegarmi bene. Sì. La trombosi è il meccanismo killer del Covid. Cosa succede? Perché il Covid fa venire questo danno polmonare che porta alla morte? Perché il Covid danneggia, proprio come vi dicevo, la trombosi si forma all'interno dei vasi quando succede qualcosa per cui il corpo pensa che il vaso si è rotto, e invece il vaso non si è rotto. Quindi che cosa succede quando si ha il Covid? Il Covid causa un danno, si dice, all'interno dei vasi polmonari. I vasi polmonari pensano, oddio, si è rotto il vaso, dobbiamo fare un trombo per bloccare l'emorragia. Invece il vaso non è rotto e si formano questi trombi all'interno del polmone che bloccano gli scambi respiratori, purtroppo causano una polmonite devastante che porta purtroppo in una percentuale non indifferente alla morte. Quindi la trombosi, sebbene è una complicanza possibile della vaccinazione, in particolare con questi vaccini a vettore virale, è il meccanismo killer. Come si dice, l'altra faccia della medaglia, la trombosi è il meccanismo killer del Covid. E infatti, se si va a vedere quante trombosi, chi si è fatto trombosi durante la pandemia, se noi prendiamo quelli che non si sono vaccinati e si sono fatti Covid e prendiamo quelli che si sono vaccinati, il numero di trombosi, chiaramente intendendo il danno polmonare come un evento trombotico, è estremamente più alto nei soggetti che non si sono vaccinati, che hanno preso Covid e che purtroppo hanno sviluppato un danno polmonare del microcircolo. E come sapete tutti, qual è quel farmaco che si dà nei pazienti che hanno Covid? È l'eparina. Perché l'eparina scioglie quel trombo, sì, lo previene, e quindi, come vi dicevo, dovete pensare alla trombosi, sì, come un raro, ma purtroppo, come nel caso precedente, catastrofico quando avviene, evento in chi si vaccina. D'altro canto, la trombosi è, appunto, mi permetto di ricordarlo ancora, è il meccanismo killer del Covid. Grazie professore, la professoressa sì, è tranquillizzata? Sì,
farà no, questi accenni? No, io sono abbastanza forte, non ho affrontato anche la prima dose, quella discussa, con molto coraggio. Bravissima. Perché poi non sto qui a dilungarmi su come è avvenuto, perché non è necessario, e comunque ho preso in quei giorni la cardioaspirina, ciò che non ho fatto adesso, ecco. Non lo so, ecco, sono tutte cose, pareri contraddittori. Segua i consigli che le ha dato il professor Benedetto, nel senso, ne parli col suo medico, sì. Veda se ci sono questi accertamenti devo da fare. Devo fare un'analisi del sangue domani mattina, secondo lei? Guardi, ecco, diciamo, se è sempre buona pratica assolutamente farsi vedere dal suo medico, se vuole richiedere un emocromo, come le dicevo, la trombosi... la trombosi post vaccinale è tipica perché dà una conta bassa delle piastrine, e diciamo sì, questo come valore indicativo, però assolutamente a maggior ragione che in questi giorni comunque siamo informati dai mezzi di comunicazione di questa patologia, anche per cercare, signora, un po' di rassicurazione, io la invito assolutamente a farsi vedere dal medico curante e al limite a chiedere il semplice emocromo, che, diciamo così, la può rassicurare sul fatto che le sue piastrine sono di numero normale. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questi anticorpi che purtroppo qualche volta si formano contro le piastrine non si sono formati. Grazie professore, un in bocca io al lupo. Io la ringrazio tanto del tempo che ha dedicato. Un in bocca Buona al lupo, serata. Non sia troppo severa con i suoi studenti, professore. No, appunto per questo non mi posso assentare, perché se no me li bocciano, quindi. Bocca al lupo, simpaticissima la nostra professoressa di Pescara. Altra telefonata, mi fa segno Giglio dalla redazione. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Pescara. Sì, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Volevo chiedere all'esperto, al dottore. A me mi hanno diagnosticato nel 2018 malattia rara del sangue, cioè il mio sangue forma trombi. E quindi sono sotto cura dell'ospedale da una bravissima dottoressa che mi ha dato 3 anni fa lo Xarelto da 15-20 grammi, e quindi con questo Xarelto io riesco ad andare avanti, pare che i trombi non si formano. Però è una malattia rara, perché si sono praticamente uniti 2 geni che sono nel sangue, che dovrebbero stare in parallelo, e invece questi si sono uniti e quindi hanno formato. Io ho proprio la certificazione di malattia rara. Ora volevo chiedere al dottore, ma facendo il vaccino rischio o devo fare delle analisi prima di poter assumere il vaccino? Sì, resti in linea, professore, se la sente di rispondere. Allora, appunto mi permetto di ripetere che chiaramente non sono un esperto vaccinale. È un cardiochirurgo. Esattamente, però lei che cosa c'ha? C'ha la malattia di Leiden? Qual è che si ricorda? Bravo, sì, bravissimo. Malattia di Leiden, che si è unito Leiden con un altro gene. E praticamente mi ha detto la dottoressa che raramente, perché questi 2 geni viaggiano su una rotaia, diciamo, nel sangue, però questa rotaia si è incontrata, questi 2 binari. Esattamente, quindi... sì, quindi lei ha una, questa è una delle, diciamo, è rara nel senso che è, diciamo sì, chiaramente coinvolge una porzione piccolissima della popolazione in generale, però tra le patologie trombofiliche congenite, la malattia di Leiden è una delle più conosciute, e quindi in questo sì, mi permetto di rassicurarla, proprio perché non è rara nel senso, diciamo sì, per quanto riguarda le patologie trombofiliche, che sicuramente ci saranno indicazioni, per quanto io ne sappia, ma questo, ecco, è un... Sì. Diciamo sì, è un giudizio che apprendo dalla letteratura. Di per sé anche la patologia, anche la malattia di Leiden non rappresenta di per sé una controindicazione alla vaccinazione, e d'altro canto la vaccinazione, purtroppo o per fortuna, è l'unico modo efficace con il quale abbiamo modo di proteggere noi e gli altri da questa terribile malattia. Però sicuramente, diciamo sì, il centro vaccinale che la seguirà la potrà indicare al meglio, perché
Su questo la voglio rassicurare, la malattia di Leiden è una malattia ben conosciuta ed è sicuro che esisteranno sicuramente delle indicazioni sul tipo di vaccino e sul, diciamo, su eventuali precauzioni che bisogna prendere in portatori di questa patologia, certo, come lei. Certo, ma siccome io ho sentito che chi assume l'eparina rischia di, quando fa il vaccino, rischia di avere questi trombi, io siccome assumo lo Xarelto da 15 mg, che è un anticoagulante, non è la stessa cosa? Non è, quello che lei assume non è eparina, è un perché l'eparina è un anticoagulante, si dice temporaneo, per esempio. Sì. Lei va in ospedale, sì, le fanno, deve stare allettato per qualche giorno, le fanno le punturine di seleparina o, esatto, di calciparina, per tenere il sangue un pochettino più fluido per quel periodo, però l'eparina non è un farmaco, per esempio uno ha il Covid e quindi nei 10-15 giorni di infezione gli danno l'eparina. I portatori di questa malattia come lei vengono trattati o con il Coumadin, che è praticamente una pillolina che non è l'eparina, che dà, no, che mantiene il sangue sciolto, o si dice ultimamente ci sono questi farmaci nuovi che si chiamano NOAC, che praticamente sono, sono degli anticoagulanti non correlati con il meccanismo della vitamina K. Quindi diciamo così, il discorso di eparina e trombosi post-Covid funziona in questi termini. Una percentuale bassissima di pazienti che fa eparina sviluppa una condizione esattamente identica a coloro che hanno trombosi dopo la vaccinazione, cioè, sì, questa trombosi piastrinopenica, cioè si chiama sindrome trombofilica piastrinopenica. Sì. E questo perché? Perché anche in quel caso l'eparina che viene somministrata causa una reazione anticorpale impropria e questi anticorpi che rispondono all'eparina vanno, si dice, a cross reagire, cioè ad attaccarsi là dove non dovrebbero, sì, e cioè alle piastrine. Quindi la trombosi, sì, da vaccino è molto simile alla trombosi indotta dall'eparina, che si chiama proprio trombosi indotta dall'eparina. Insomma, dato che c'è una similitudine estrema tra queste due condizioni rarissime, perché questa si chiama HIT, anche questa patologia da heparin induced thrombosis, anche questa patologia indotta dall'eparina, sono estremamente simili, per cui una delle vere controindicazioni è che se tu nel passato hai fatto eparina, sì, per mille motivi e hai, sì, sviluppato questa HIT, il vaccino è controindicato. Questo è quanto, diciamo così, ne so io, ho letto. Ed il meccanismo... Sto assumendo lo Xarelto, non l'eparina. Esattamente, quindi nel suo caso, diciamo così, lei non avendo sviluppato una piastrinopenia da eparina, in astratto non è controindicato alla vaccinazione. Quindi la può fare. Assolutamente, sì. Grazie. Solo chi ha sviluppato trombofilia piastrinopenica da eparina non dovrebbe assumere questo tipo di vaccino. Okay. Grazie professore, grazie tante. In bocca al lupo al nostro amico, grazie, di Pescara. Gigliola mi fa segno che abbiamo un'altra telefonata, è arrivata anche una mail per il professor Benedetto, poi ti darò la linea, Gigliola. Sentiamo intanto chi c'è dall'altro capo del telefono. Pronto Rete 8? Pronto? Abbiamo la telefonata? No, non abbiamo la telefonata. Vai con la mail. Ecco qua, adesso squillano i telefoni. Rispondo e poi tra pochissimo daremo la mail. Vabbè. Leggi la mail. Ah, ok. Allora, ci scrive Vincenzo da Pescara, che è stato operato, ci scrive, pochissimi giorni fa proprio dal professore Benedetto. Lo vuole ringraziare, dice che è stato dimesso oggi e non è riuscito a salutarlo e ringraziarlo. Dice, non chiamo
perché altrimenti mi commuovo, ma la voglio ringraziare tantissimo. Ho già iniziato la riabilitazione e vuole fare i complimenti a tutta l'equipe che insieme al professore lo ha operato, l'ha sottoposto all'intervento cardiochirurgico. Grazie Gigliola, vai con le telefonate, mandale direttamente in diretta così non perdiamo tempo. Vai, eccola qua. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Buonasera a lei. Da Montesilvano. Sì, prego. Io però sento un'altra, chiedo scusa, sento un'altra... Ecco, buonasera. Prego, noi la sentiamo bene, dunque, vada con la domanda. Sì, mi sono chiamata da Montesilvano. Allora, sì. Volevo chiedere, io ho fatto il vaccino l'8 marzo a AstraZeneca. E subito dopo ho avuto, dopo 15-20 giorni, un forte dolore alla gamba e ho fatto un eco Doppler al quale è stato riscontrato una trombosi venosa profonda, e con successiva poi embolia polmonare, quindi il caso di cui ha parlato prima il dottore. Sì. E sono stata ricoverata per più di 20 giorni in ospedale e attualmente sono in cura presso il centro di emostasi e trombosi dell'ospedale di Pescara. Sì. E sto facendo l'Arixtra. E allora, la domanda è questa: io ho fatto solo la prima dose dell'AstraZeneca. Volevo chiedere, è il caso adesso procedere con un'eventuale seconda dose anche di un vaccino differente dell'AstraZeneca? Lei quanti anni ha, signora? 59. 59, quindi è proprio al limite per le indicazioni che ci sono arrivate a AstraZeneca over 60. Chiedo sempre al nostro ospite, se la sente, di rispondere, di dare un consiglio alla nostra amica di Montesilvano. Sicuramente la connessione tra l'evento trombotico e il primo evento vaccinale è lampante. 20 giorni d'ospedale. Esattamente, ora devo dire la verità, purtroppo come dicevo non sono un esperto di vaccini, però è mia, credo di poter dire che in questi casi poter ricorrere alla seconda dose vaccinale con un vaccino all'mRNA, per esempio Moderna o Pfizer, potrebbe essere un'alternativa, però questo lo dico solo in modo indicativo. Una cosa che la deve rassicurare intanto che molti studi hanno dimostrato che già una dose è protettiva in una percentuale discreta di pazienti. Sì. Dall'infezione virale. Il mio consiglio più spassionato è quello veramente di seguire le indicazioni degli esperti, perché veramente c'è, e in particolare con il Covid, c'è una moltitudine di scienziati, di medici dedicati a questo tipo di problema. Per cui nel momento in cui vengono date delle indicazioni, non abbiamo motivo di credere che queste indicazioni non possano essere dettate dal rigore scientifico e da tutte le nozioni che sappiamo ora. Chiaramente noi come individui possiamo avere un nostro sentimento e mantenere delle nostre idee, però una cosa che deve essere che è chiara, che sicuramente questa campagna vaccinale è stato l'unico modo di salvare l'umanità intera, globale, da purtroppo i danni drammatici causati da questo virus. Quindi il mio consiglio è quello di ascoltare con fiducia, assolutamente, di avere fiducia nelle indicazioni che le danno, signora. Grazie professore, ancora una telefonata, poi devo andare tassativamente in pubblicità. Pronto Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Francavilla al Mare. Sì, buonasera. Senta, io oltre ad una domanda al dottore, volevo gettare lo spunto di una riflessione che mi sorge da tutte le chiamate che ho ascoltato oggi.
che rappresentano un po' una serie di casistiche. La prima chiamata del signore che ha raccontato della storia della moglie che dopo la vaccinazione ha avuto più eventi trombotici, il racconto fatto dalla gentile professoressa, la quale nel corso della telefonata mi è parso di comprendere che avesse riferito ai medici del centro vaccinale di una situazione pregressa, e ha detto la signora: sa com'è, ascoltano e non ascoltano. Nella terza chiamata il signore riferisce di una patologia della quale è già a conoscenza. Quindi abbiamo il caso dell'ignaro che chiede quale tutela può avere per danni cagionati dalla vaccinazione. Sì. La persona consapevole che si sente inascoltata, la persona consapevole che cerca di agire in maniera preventiva. Ora, nell'ultima chiamata il dottore ha concluso spiegando che in effetti la campagna vaccinale è la salvezza, no? Perché comunque questi eventi più o meno tragici statisticamente possono essere considerati insignificanti, nel senso, cioè, numericamente sono molto bassi. Però non stiamo parlando soltanto di numeri, parliamo di vite. Ora, è vero che la campagna vaccinale è una forma volontaria di adesione, ma non sarebbe più sensato disporre che il famoso foglio di autocertificazione delle patologie non se lo compila il cittadino, che può essere di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi livello culturale, ma viene compilato dal medico curante, anche a costo di ritardare queste vaccinazioni? Perché, ripeto, è vero che il fine giustifica i mezzi, ma anche quelle 14 persone morte su un milione o su 10 milioni sono 14 vite che lasciano 14 lutti. A me è sembrato, soprattutto con AstraZeneca, che siano stati organizzati quasi degli eventi, sembravano dei party, gli sconti, aperto a tutti. Allora, poi quando il dottore conclude dicendo bisogna avere fiducia, fiducia in chi? Di chi ha detto tutto e il contrario di tutto? Mi scusi per la domanda molto ampia, ma poteva essere un sunto, insomma. No, sono d'accordo con lei in tante cose che ha detto, probabilmente, anzi sicuramente, se ci fosse una digitalizzazione avanzata, la nostra cartella clinica sarebbe alla portata del medico senza che ci deve vaccinare, senza dover stare a compilare noi la cartella clinica, sottoporla al medico che si trova a vaccinare decine, centinaia di persone ogni giorno, quindi può darsi che qualcuna non venga presa in debita considerazione. Devo andare in pubblicità, poi le faccio rispondere dal professor Benedetto. Mi scusi, ma mi piace molto la sua domanda. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Alle 22.05 di nuovo in diretta studio per la seconda ed ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata ai casi di trombosi, alle trombosi verosimilmente innescate dalla vaccinazione anti-Covid. Ne stiamo parlando con il professor Umberto Benedetto, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia ospedale di Chieti, Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Vedo Gigliola sommersa dalle telefonate, però dobbiamo una risposta al telespettatore di Francavilla al Mare e ai legittimi, secondo me, alcuni dubbi che ha sollevato, professor Benedetto. Sì, certo, diciamo sì, bisogna risottolineare che un evento avverso dopo la, diciamo sì, la vaccinazione è sicuramente un evento degno di merito, vittime, certo, degno di merito, certo, è un evento catastrofico per quanto riguarda l'individuo e che va sicuramente rispettato e sottolineato nella sua drammaticità. E purtroppo, lei dice, sono piccoli purtroppo, numeri purtroppo, rispetto alle sì, vi faccio un esempio, diciamo il discorso della vaccinazione, che poiché la vaccinazione salva, tu non parli delle vite salvate perché le hai salvate, e quindi parli, invece, essendo l'evento avverso da vaccinazione un evento purtroppo
purtroppo drammatico, tu quello lo, diciamo, chiaramente ne parli. Vi faccio un esempio, proviamo a dare qualche numero. Breve, perché brevissimo. Allora l'efficacia da Covid, da protezione Covid, è intorno al 70%, che vuol dire che se io vaccino 1 milione di persone ho protetto 700.000. Queste 700.000 senza vaccino avrebbero, diciamo, dato che il Covid è programmato nel tempo per prendere tutti, come l'influenza, avrebbe preso tutti e 700.000. Il Covid ha una mortalità intorno al 2-5%, che vuol dire che queste 700.000 persone, se non si fossero vaccinate, il 5% sarebbe morto, cioè 35.000 persone sarebbero morte se non vaccinate. L'incidenza di trombosi, come vi dicevo, è intorno a 15 eventi ogni milione di vaccinati. Quindi abbiamo 35.000 vite salvate, di cui chiaramente non ne discutiamo perché sono vivi, rispetto a, purtroppo, l'evento drammatico, tragico, meritevole assolutamente di nota e di attenzione, rispetto a chi purtroppo è vittima a suo modo di un evento avverso dopo vaccino. Però purtroppo, come vedete, i numeri sono 35.000 contro 13. E come dire, scusate se faccio un esempio, diciamo così, brutale, è come dire che se abbiamo per esempio un paese che ci invade e va per sterminare gli italiani, noi non andiamo in guerra perché il rischio che possa morire un soldato, purtroppo, è, diciamo così, a parità del fatto che tutta la popolazione poi è esposta all'invasione di una truppa nemica. Purtroppo il problema grosso è il Covid, e cercare di capire perché l'umanità è stata esposta a tale drammatico evento. Il vaccino non è una risposta perfetta, in medicina non esistono risposte perfette, ma è l'unica risposta possibile in questo momento. Esattamente. Grazie professore. Gigliola, ci abbiamo un'altra telefonata. Sì, mi fa segno. Sì, pronto, rete 8? Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sì, salve, buonasera, ma mi chiamo da Silvia Marina, mi chiamo Cristiano. Sì, senta, un'informazione volevo chiedere al dottore. Io a gennaio di l'altro anno mi hanno diagnosticato un'embolia polmonare e un carcinoma alla vescica. Il carcinoma è stato curato con chemioterapia e intervento chirurgico, cistettomia radicale. L'embolia invece con la Rixtra 7,5 mg. La Rixtra però la continuo a fare da 18 mesi. E adesso il 18 aprile ho fatto la prima dose di vaccino Moderna, il 29 maggio ho fatto la seconda dose di vaccino Moderna sempre, ora sono stati 15 giorni, sono ancora a rischio trombosi di qualcosa col fatto che faccio l'eparina da molti mesi, ho questa paura perché faccio l'eparina da tantissimi mesi e non so se può portarmi problemi conseguenti sia al vaccino e sia se mi attacco il virus avendo anche il vaccino. Ho dei dubbi in tal caso, ho un po' paura sinceramente, volevo qualche rassicurazione. Allora, resti in linea perché così se il professor Benedetto, intanto se la sente di rispondere, professore, chiedo sempre. Certo. Perché lo ripeto per l'ennesima volta, il professore è un cardiochirurgo, quindi è anche un po' colpa mia se l'ho trascinato in questa trasmissione. Ho un problema polmonare. Sì, attualmente sì. Ho un problema polmonare. Allora, diciamo sì, come sapete, Moderna non è uno di questi vaccini a vettore virale e quindi in teoria il rischio di trombosi con Moderna è molto molto basso, quindi la trombosi è soprattutto un evento avverso riferito a questi altri vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Lei sta a 15 giorni dalla seconda vaccinazione, mi sento in modo fiducioso di rassicurarla, che mi sembra che nonostante la sua pregressa embolia polmonare la vaccinazione è stata efficace, e mi congratulo comunque per il fatto che nonostante lei abbia avuto questo episodio nel passato, comunque ha deciso di vaccinarsi e oggi comunque lei è qua a testimoniarcelo, mi sento di rassicurarla. Chiaramente rimane come consiglio astratto e generale, se
oggi domani si sentisse male, chiami subito il medico di famiglia e riporti. Però, come detto prima, avere avuto un episodio tromboembolico nel passato non è di per sé una controindicazione. La controindicazione sono quelli che sotto eparina hanno sviluppato una piastrinopenia e una trombofilia. Ok. C'è ancora il nostro amico di Silvi? Sì, ci sono. È risolto? Okay. L'ho rassicurata? Molto, dottore, sono molto gentile, e, grazie mille. E soprattutto complimenti per la sua testimonianza, perché è a riprova. Sono pro vaccino perché assolutamente è molto più rischioso morire di Covid. È morto il papà di un mio amico da solo all'ospedale senza poter vedere nessuno, penso una delle peggiori morti che ci stanno, e quindi penso che le persone debbano vaccinarsi e fidarsi dei medici. Assolutamente. Grazie. Io mi complimento, bravissimo. Lei è veramente, diciamo così, coraggioso ed è un testimonial importante, e sicuramente parole mi permetto saggi di dire che il suo messaggio e la sua testimonianza, diciamo così, salverà delle vite. Complimenti. Grazie al nostro amico di Silvi. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola, poi è arrivata anche una mail, Gigliola. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, da Alessano. Sì, prego. Buonasera, volevo chiedere al professore, al di fuori diciamo di questi eventi avversi che hanno purtroppo creato queste morti, ma molto esigui rispetto al numero insomma delle persone vaccinate, solitamente per creare un vaccino o anche un farmaco c'è bisogno di un iter molto lungo, no? Si parla di 8-10 anni per esempio per costituire un farmaco e renderlo valido. Qui parliamo di una creazione di un farmaco che sia moderna, Pfizer, che sostanzialmente è stato di un anno. Quali sono le caratteristiche che hanno fatto in modo che in così breve tempo si è potuto creare valido un vaccino come questo? Cioè c'è stata una sinergia di forze a livello internazionale? C'è stato un aumento finanziamenti, ecco, cioè, perché fare un vaccino così nel giro di scarso un anno, insomma, vuol dire che c'è stato uno studio molto approfondito, c'è stata una sinergia a livello internazionale. Quali sono state le caratteristiche che hanno potuto dare la validità a questo vaccino? Beh, gli enti regolatori sono molto molto severi in America, in Europa e anche in Italia. Professor Benedetto, che dice? Intanto sì, questo vaccino parte da molto più lontano di un anno, perché è stato affinato in quest'anno, però sì, c'erano già studi precedenti per altre patologie che c'erano state negli anni precedenti. Sì, allora no, sicuramente diciamo sì, la corsa della tecnologica, scientifica è stata impressionante. Entriamo nell'ottica che il mondo si è fermato per il Covid, cioè per esempio, ecco, vi porto la mia esperienza di cardiochirurgo che chiedeva i soldi allo Stato inglese per fare le ricerche in cardiochirurgia. Durante la pandemia, in quella fase, tutta la ricerca, quindi purtroppo anche la ricerca cardiovascolare o anche la ricerca oncologica, si è diciamo così, quantomeno pesantemente rallentata, perché è stato dato una priorità assoluta alla ricerca Covid. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio pratico. Quando tu vuoi fare una ricerca, devi mandare una documentazione e aspettare che il comitato si riunisca e ti risponde, dice sì, i documenti che ci hai mandato vanno bene, vai avanti. Normalmente questi comitati prendono settimane, mesi, perché devi portare la gente insieme, c'è una fila, no? Cioè, ci sono tante altre pratiche da sbrigare e tu ti metti in fila. Questo chiaramente con Covid non c'è più stato, perché appena tutta la ricerca indirizzata su Covid ha avuto priorità massima, e quindi prima di tutto la burocrazia dietro la ricerca, che non vuol dire la regolamentazione, perché le regole sono rimaste esattamente le stesse, cioè la ricerca si avvale di una fase 1, di una fase 2, di una fase 3, cioè di una fase puramente sperimentale, poi si passa all'uomo e si fanno dei test di sicurezza e poi si passa all'efficacia. E noi siamo ancora
in una fase, si dice, di sorveglianza farmacologica, cioè al momento questi vaccini continuano ad essere sorvegliati come un farmaco, non dico sperimentale, ma che è stato introdotto e quindi somministrato all'uomo da a breve. Però chiaramente sono saltate tutte le burocrazie. Poi, giusto per darvi un'idea, sono sempre stati autorizzati in via sperimentale. Assolutamente. Non dimentichiamo sempre, ma tutti i vaccini sul mercato sono stati autorizzati in via sperimentale, giusto? Certo. Di fatto è un siamo tutti cavie, tra virgolette, di questi vaccini sperimentali. Beh, diciamo sì, io no, mi scusi, dottor Casmesi, dico cavie nel senso che le cavie sono state i pazienti arruolati, sì, negli studi nei che poi hanno determinato l'approvazione dell'FDA e dell'EMA e dell'MRC, cioè sì, di queste agenzie. No, noi non dobbiamo sentirci delle cavie. Noi però siamo provando noi sul siamo, campo, il mondo noi reale siamo, sta provando noi stiamo adesso. Partecipando a una fase che si chiama farmacosorveglianza, cioè sì, dopo la fase sperimentale e quindi, se vogliamo dirci, diciamo sì, dopo la fase in cui l'uomo è stato testato e quindi in questo senso, diciamo sì, è stata una cavia e questi test hanno dimostrato l'efficacia e la sicurezza di questi farmaci, poi si è passati invece all'applicazione nella popolazione generale e quindi noi siamo parte di un progetto scientifico però che si chiama farmacosorveglianza, sì, e questa farmacosorveglianza esiste per tutti i farmaci, per i farmaci oncologici che anche, come sapete meglio di me, purtroppo anche i farmaci oncologici hanno degli effetti collaterali che spesso sono devastanti, come anche i farmaci antiromatici, i farmaci cardiaci. Quindi siamo in una fase di farmacosorveglianza, non siamo noi oggetto di sperimentazione farmacologica, non dobbiamo considerarci tali. Ha ragione, mi sono espresso male. Esatto. Però poi un altro dire che li stiamo testando quotidianamente sul campo noi praticamente, no? Questo sì, diciamo, stiamo testando, diciamo sì, noi stiamo osservando le complicanze, cioè la farmacosorveglianza. Non, perché quando si parla di testare, testare significa testare soprattutto l'efficacia, cioè vale la pena vaccinarmi, mi protegge, sì, dal virus, sì e no. Noi, il virus è stato, il vaccino è stato testato e l'efficacia è stata provata. Quello che invece la farmacosorveglianza, la fase di farmacosorveglianza invece è addetta a fare, e questo è quello che sta succedendo, è proprio vedere l'incidenza di questi eventi drammatici, ripeto, drammatici, ma rari, che comunque fanno parte della storia, come voglio dire, della pratica di quel vaccino e che devono essere comunque seguiti e per i quali dobbiamo imparare come evitarli, come trattarli, quali sono le persone più esposte. Un esempio su tutti, ricordate che Bill Gates, che è l'uomo più ricco del mondo, tra gli uomini più ricchi del mondo, ha investito, se non sbaglio, 20 milioni o passa di dollari in una di queste case che si era lanciata all'inizio per fare questi vaccini, diciamo sì, moderni, che si chiama Inovio, che poi non, loro poi non ce l'hanno fatta a svilupparlo in tempo. E quindi quello che voglio dire è che l'input finanziario, economico, scientifico è stato totale in devozione di questa calamità globale, e questo spiega, diciamo sì, in parte la velocità con la quale questi farmaci sono stati fatti. Grazie professore, un saluto al nostro amico di Avezzano, ancora una telefonata, poi la mail e poi andiamo a chiudere. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. È pronto? Sì. Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Francavilla, sì, io sono un poco agitata perché non sono abituata alle telefonate. Comunque professore, intanto la ringrazio per tutte le informazioni che ci sta dando, perché veramente merita. E poi le volevo chiedere, io siccome ho un linfoma non Hodgkin, però ho fatto il vaccino Pfizer, adesso devo fare il secondo richiamo. Posso stare tranquilla, posso fare, perché non vado incontro a niente con questo linfoma, non ho problemi. Allora, beh, comunque aspetti professore, devo dire la cosa un po' più importante, sì, perché io il primo vaccino l'ho fatto e non mi ha dato nessun problema, però il problema è che sono in vacanza e ho 75 anni e vengono in vacanza i miei nipoti.
di cui questi nipoti, un ragazzo ha 16 anni e un altro 14, quello di 16 anni dovrebbe vaccinarsi, però una settimana fa ha fatto il richiamo della trivalente, di quelle, di quegli altri vaccini che si fanno normalmente ai ragazzi, no? Sì. Il richiamo, l'ultimo richiamo. Adesso se questo ragazzo si vuol vaccinare per venire da me, è pericoloso? Non lo faccio vaccinare? Io sono a rischio? Professore, mi aiuti lei, perché ho visto che è umanissimo. Allora, resti in linea, perché io chiedo sempre, visto che il nostro ospite è un cardiochirurgo, se la sente di dare qualche consiglio alla nostra simpaticissima amica di Francavilla. La ringrazio. No, sono di Chieti, sto in vacanza. Ah, in vacanza, vabbè. Sì. Professore. Sì, assolutamente. Io chiaramente do delle raccomandazioni di carattere generale, signora, che diciamo sì, poi sì, le indicazioni, per esempio. Però una cosa le posso dire: le persone che hanno avuto e che hanno una patologia, per esempio, come ce l'ha avuta lei, linfoma, e anche cardiopatia, ce l'ho. Esattamente, sono quelle più esposte al virus, cioè sì. Il rischio di purtroppo contrarre questo virus e il rischio di sviluppare una brutta complicanza a seguito dell'infezione purtroppo è maggiore proprio nelle persone che hanno delle patologie come lei, signora. Quindi la vaccinazione per lei e anche la seconda vaccinazione, per quanto io diciamo così posso consigliarla, la ritengo una cosa fondamentale. Lei tocca un aspetto particolare, che è quello dei giovani, e che sebbene i giovani non si ammalano, ma i giovani sono dei portatori, dei vettori di virus. E infatti, per esempio, pure in Inghilterra, appena hanno riaperto le scuole, le infezioni sono andate su alle stelle, perché i ragazzini stanno a scuola, tra di loro sono quelli che stanno più a contatto, che stanno più vicini. Per esempio, vi ricordate, quest'estate in Italia eravamo tutti in giro, poi finita l'estate il virus è riandato in altro, proprio perché, non dico che ce ne siamo fregati, ma quasi. E chiaramente questo applica. Io non le so dire se, avendo fatto la tetravalente, ora lui la può fare. In assoluto vale un principio, che di solito non si bombarda il corpo con 50 stimoli, diciamo sì, immunologici. Questa è una questione che, diciamo sì, devono valutare loro. Io l'unico consiglio, ma di carattere umano, come dice lei, generale, è che se oggi domani il nipotino dovesse aspettare qualche settimana oppure qualche mese per venirla a trovare, nel quadro generale di questa emergenza globale è una cosa minore. Lei si riguardi, diciamo si faccia il vaccino come programmato, e poi diciamo sì, l'affetto per i suoi nipoti rimane là intatto, e appena si creano le condizioni più sicure vi riunite. Ma i nipotini, mi sembra di capire, devono andare in vacanza. No, vengono da me, purtroppo viviamo insieme, ha capito? Devo aspettare 15 giorni, magari va bene se aspetto 15 giorni, perché loro vogliono venire, nonna, che devo fare, professore? Io signora la capisco bene, perché purtroppo ho avuto anche io una situazione familiare correlata con il Covid e non sono potuto stare vicino a chi volevo. Purtroppo questa brutta condizione ci ha abituato purtroppo a essere un pochettino cinici. E io, diciamo sì, mi permetto di dirle, l'amore per i suoi nipoti è là. Lei in questo momento si protegga bene lei, poi se i medici dicono che i suoi nipotini si possono vaccinare bene, ricordi che il vaccino sui nipoti non c'entra niente con la trasmissione, cioè io mi posso vaccinare ma io posso ancora essere portatore del virus, quindi quello che conta veramente in questa storia che lei mi racconta è che lei si vaccini prima di esporsi, non so se sono stato chiaro. Grazie, un bocca al lupo alla nostra amica di Chieti in vacanza a Francavilla. Grazie professore. Molto. Giuliola con la mail e poi andiamo a chiudere. Sì, ne abbiamo anche altre due, io sarò velocissima. Sì, sì. Splendora da Silvi dice: ho 42 anni, mi sono sottoposta al vaccino Johnson & Johnson 3 settimane fa. Sto bene per il momento, prendo la pillola anticoncezionale, ho il terrore che mi possa venire qualche trombosi e mi chiedo, sarò fuori pericolo? E per il prossimo vaccino, visto che si parla del terzo vaccino, cosa dovrei fare?
E, ancora, sono sempre consigli generali, ma assolutamente mi sento di rassicurare questa ragazza. Sì, come sapete, la pillola non è di per sé una controindicazione, come vi dicevo, precedenti trombosi non sono di per sé una controindicazione, la controindicazione è una condizione specifica che questa trombofilia a piastrinopenica indotta da eparina. E per quanto riguarda la seconda dose, l'incidenza maggiore di trombosi dopo vaccino è la prima, se non sbaglio sono 13 casi ogni 20 milioni per la prima dose e intorno ai 2 casi per milione nella seconda dose. Quindi, diciamo, in modo... Però ha fatto Pfizer, ha fatto Johnson & Johnson, quindi Johnson & Johnson è quella là che è a virus, esattamente. Altra mail, Giuliola? Sì, Delia, poiché ho avuto una tiroidectomia e quindi sono in terapia con Eutirox, potrebbero esserci controindicazioni con il vaccino AstraZeneca? Diciamo sì, per quello sempre che io se la sente di certo no, per quello che mi sono informato assolutamente no, di per sé diciamo sì, l'Eutirox è solo un sostituto dell'ormone tiroideo e non è di per sé una condizione trombofilica, diciamo sì, che deve spaventare diciamo sì, questa persona più di altre condizioni, assolutamente. L'ultima, Giuliola? Mio figlio trentenne ha subito a seguito di un incidente stradale l'asportazione della milza, ora ha le piastrine alte, ha scritto 400.000, può fare il vaccino e con quali precauzioni? Anche in questo caso è importante chiaramente cercare il consiglio degli esperti e quindi sono sicuro che i colleghi che vaccineranno questo ragazzo avranno modo e accuratezza di valutare la sua crasi ematica. E 400.000 piastrine, diciamo sì, è lievemente alto, però non è un dato drammatico. E, diciamo sì, così di per sé questa non mi pare una controindicazione al vaccino, però è importante che facciano presente queste condizioni, perché purtroppo, come si diceva prima, a volte diciamo sì, purtroppo la campagna vaccinale globale, il sistema sanitario non è in grado di fare tutto alla perfezione e quindi ricordiamoci di riportare tutto quello che concerne la nostra salute al medico nel momento in cui ci vaccina. I medici hanno l'obbligo di ascoltarci, l'obbligo di risponderci al meglio delle loro conoscenze e l'obbligo di tenere conto di quello che gli diciamo nelle decisioni che prendono. Grazie professore, chiudiamo con un'ultima domanda. Quello studio che avete fatto sulle trombosi, che aspettava di essere pubblicato, sì, su una prestigiosa rivista scientifica, sì, è stato pubblicato? È stato accettato sì, l'altra settimana su questo Lancet Microbe, e praticamente questo è uno studio dove abbiamo valutato 5 milioni di londinesi che sono stati, abbiamo fatto 3 gruppi, un gruppo che non è stato vaccinato, l'altro gruppo che è stato vaccinato sia con Pfizer che con AstraZeneca. Il risultato è grossolanamente quello che già si sa: se le persone che non si vaccinavano hanno avuto un'incidenza di infezioni significativamente più alta e purtroppo anche di eventi avversi correlati all'infezione Covid come ospedalizzazione e purtroppo anche decessi. I pazienti che si sono invece vaccinati hanno presentato una proporzione di infezioni estremamente basso e ancora l'incidenza di trombosi anche in questo studio è stato significativamente basso. Beh, tanto una bella soddisfazione, le faccio i complimenti. Grazie. 5 milioni di soggetti che hanno partecipato a questa trial, a questo studio, mi sembra una bella platea, molto significativi, quindi sono anche risultati attendibili, attendibilissimi, mi sento di dire. Assolutamente, per esempio l'Inghilterra, ma come diciamo sarà sicuramente anche l'Italia, mette a disposizione dei ricercatori tutti i database, diciamo tutti i dati che vengono per esempio dal medico di famiglia sono linkati, si dice, quindi sono connessi con i dati ospedalieri, che sono connessi con i dati per esempio di mortalità, quindi abbiamo tutto già là. E anche in Italia dobbiamo solo trovare quegli strumenti tecnologici che ci permettono di unire tutte queste informazioni che già il nostro medico di famiglia ha con quelle ospedaliere per poter rassicurare il pubblico che questa campagna vaccinale va fatta ed è sicura e che chiaramente
mettere in luce quelle criticità di questa campagna vaccinale che invece vanno ancora migliorate, e sicuramente questi aspetti ancora ci sono. Grazie doppio al professor Umberto Benedetto, direttore Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia Ospedale di Chieti, Università Gabriele D'Annunzio. Grazie doppio perché l'abbiamo esposto anche a risposte un po' fuori, diciamo così, dal suo campo di competenza. Grazie per essere stato con noi, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, in relazione come sempre la collega Edmondo. Ciao Gigliola, grazie. Grazie ovviamente a tutti coloro che hanno telefonato, che hanno inviato le email, che ci hanno seguiti, e speriamo che saranno tutti con noi, i nostri telespettatori, anche giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Grazie Gigliola, in regia grazie a Francesco Specchiulli, post produzione affidata ad Andrea Di Fabio. Giovedì prossimo dalle 21, ultima puntata di questa stagione televisiva, avremo ospite in studio il direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, Claudio Damario, e con lui faremo un po' il punto su un anno e mezzo di pandemia tra passato, presente e futuro. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica prossima alle 12.30, in replica alle ore 20, e parleremo di ipertensione con la dottoressa Anna Maria Coppa, responsabile della cardiologia della casa di cura Spatocco di Chieti. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo domenica con Medicina Facile, giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile. Grazie, buonanotte.